per la vittoria. Questo campo purtroppo non l'ha portato molto bene la finale scudetto dell'anno scorso, quindi siamo contenti comunque di vederla col sorriso. Bella partita. Sì, assolutamente sì, era una squadra, una partita dove all'interno del campo c'era veramente tanta qualità, tanta intensità. Penso che oggi abbiamo visto dei ritmi non usuali nel campionato primavera e questo testimonia e certifica, insomma, il valore dei ragazzi che erano in campo da entrambe le parti. Penso che sia stata una bellissima partita e sono orgoglioso dei miei ragazzi perché davanti avevamo la squadra che fino a questo momento era meritatamente prima in classifica. Federico, tanti ragazzi, soprattutto italiani, la Fiorentina addirittura ne aveva 11 prima dell'entrata di Balbo, ho visto anche il Milan, tanti ragazzi italiani, i Comuzzo, i Camarda, insomma si può lavorare anche sui ragazzi italiani, non è obbligatorio avere rose di 20 stranieri. No, assolutamente, ma in Italia il talento non manca, io l'ho vissuto anche in prima persona quando sono stato nelle due anni nelle nazionali giovanili. L'Italia, insomma, nel calcio è sempre stata precursore di tutto e abbiamo sempre avuto dei grandissimi talenti, non sono casuali i 4 mondiali vinti con la nazionale maggiore, ma lo testimoniano anche i risultati che stanno facendo le nazionali giovanili, che sono sempre ai vertici, addirittura sono primi nei ranking. In tutte le categorie, quindi assolutamente sì, in Italia c'è tanto talento, sta a noi addetti ai lavori saperli sviluppare e soprattutto avere la voglia, la fiducia di metterli in campo. A proposito di talento, avete la seconda squadra al Milan, è un'esperienza anche nuova, immagino da un punto di vista lavorativo, come si sta trovando a gestire comunque ad essere il terzo livello di fatto dopo la prima squadra e la seconda appunto? Sì, poi i primi anni, come tutte le prime volte, sono sempre prime volte per tutti e quindi a volte ti trovi ad avere delle criticità, magari che in passato, nelle esperienze passate, non sei stato abituato ad avere, però è uno step estremamente importante per accorciare quel gap che c'è tra il campionato primavera e la Serie A e quindi è uno strumento, secondo me, essenziale. E basta guardare ciò che viene fatto, insomma, in Europa e quanti giocatori escono passando dalle seconde squadre che arrivano addirittura nelle nazionali migliori, maggiori in Europa. Quindi mi sto trovando bene con difficoltà che sono oggettive, perché è normale che ci sia il passaggio, questo travaso di come vasi comunicanti tra un gruppo e l'altro, però, insomma, le criticità sono sempre meno rispetto ai pregi e ai vantaggi che ci porta l'Under 23 Milan Futuro. E mister, lei ha sempre avuto delle squadre competitive che quindi hanno lottato fino alla vittoria finale. Il Milan in questo momento può essere un obiettivo, la primavera del Milan può competere, diciamo, per arrivare almeno nei playoff di questo campionato primavera? Ma noi siamo come età media la squadra più giovane del campionato, Lottato però questo 2008. non deve essere un alibi, è per noi una motivazione a fare qualcosa in più. Noi come obiettivo primario abbiamo quello di crescere e soprattutto di cercare di anticipare quanto più possibile il talento che abbiamo in casa. Insomma, mi piace anche sottolineare i 2008 che oggi scendono in campo. Tra l'altro Comotto ormai è un veterano perché sta giocando praticamente tutte le partite, ma oggi c'è stato l'esordio di Tartaglia, addirittura ha fatto anche gol. E queste sono le soddisfazioni per chi lavora nel settore giovanile. Quindi come obiettivo abbiamo la crescita e poi attraverso la crescita e il lavoro quotidiano cercheremo di fare delle prestazioni che ci possano aiutare a vincere le partite. Grazie. Grazie.